Buongiorno, siamo a Fuorigrotta, al lato Fuorigrotta, vicino alla cripta napoletana che abbiamo visto. Come potete vedere, qua ci sta un piccolo grafico con alcune immagini che risalgono a un po' di tempo fa. Noi su questa iniziativa già l'abbiamo fatta mesi fa, abbiamo più volte denunciato, diciamo, l'abbandono di questo sito. E stamattina questa qui è la seconda tappa per quanto riguarda marcio dei monumenti, iniziativa, insomma, del Meetup Area Flegrea e Movimento 5 Stelle. Qui abbiamo Agostino che ci dirà qualcosa su questo sito. Sì, siamo al secondo ciak, come hai detto tu, di marcio dei monumenti, che non è uno slogan così tanto per dire, perché in una città dove il sindaco ormai sta vendendo proprio l'invendibile, si preoccupa di vendere certe cose e piuttosto di ristrutturare una struttura del genere. Nel passato degli anni ci sono stati progetti anche di altitudine di rendere ciclabile questo posto. Questo è un posto storico, questo era il collegamento tra Napoli e la via di Pozzuoli nell'antichità. Ricordo di mia mamma che diceva che qua si passava, anche quando c'è stata la festa di Piedigrotta, e chi passava qui, le donne che passavano qui, che avevano intenzione di rimanere incinte, passavano di qui. Poi io spulciando ho capito che qua, i romani, in questa grotta c'era una cappella dedicata al culto di Priapo. Quindi c'è un interesse storico enorme e la facciamo marcire così, ed è una risorsa per la città. Bene, allora Enzo, su questa cosa, come dicevamo, vediamo un pochettino proprio, diciamo, l'abbandono, insomma, dell'aspetto proprio culturale, insomma, anche turistico, no? Di questa zona proprio di Fuorigrotta che, certo, resta un po' fuori da quello che è, diciamo, l'itinerario turistico, nonostante ci siano una serie di, diciamo, di monumenti pure. Certo, quello che dispiace oggi è vedere un abbandono totale di alcuni monumenti che possono essere veramente utilizzati, come dicevi tu, a livello turistico, ma anche per la cittadinanza, di cui magari non si è proprio a conoscenza, di una storicità che fa parte di un passato che potrebbe dare un lustro migliore a questa città in un momento in cui ha grossi problemi, ed è, diciamo, un monumento abbastanza importante che permetteva anche di passare direttamente fino alla tomba di Virgilio, e sicuramente c'ha un interesse che potrebbe dare veramente un'opportunità in più a un flusso turistico che, di cui Napoli è molto forte in questo momento. Allora, la domanda era questa: per quanto riguarda, diciamo, proprio l'aspetto, diciamo, dei monumenti, diciamo, dell'abbandono, ci sono fondi europei che possono come utilizzati? Come mai questa amministrazione, ma anche la regione, pare che sia un pochettino... Ma questo è il problema principale. Cioè, noi a Napoli abbiamo tutta una serie di gallerie storiche che praticamente fanno parte di un patrimonio non solo architettonico, perché l'attraversamento di questa galleria praticamente attraversa mezza città e viene lasciata totalmente in abbandono. E quindi potrebbe essere a livello turistico, a livello economico, anche a livello cittadino, usufruire di questa struttura, ma anche per i cittadini sarebbe una cosa importantissima. Allora Raffaele, siccome si parla anche, diciamo, di mobilità alternativa, no? L'iniziativa fatta dal Movimento 5 Stelle, ma anche alcune associazioni del territorio, proponevo di renderla addirittura ciclabile per attraversare dall'altro lato. Questa è la proposta, diciamo, che si andrebbe a fare, perché se si pensa che la pista ciclabile è stata prevista sotto le grotte dove passano comunque le auto, sarebbe una grande cosa poter utilizzare questo tipo di percorso per pista ciclabile, oltretutto, diciamo, quindi favorendo un discorso di attrattore dal punto di vista turistico. Io chiuderei però a questo punto con una battuta: c'è una parte storica, diciamo, della cripta, c'è un aneddoto che riporta il fatto che forse questo tipo di attività sia stata svolta da Virgilio addirittura in una notte, e quindi a questo punto pensare che se Virgilio è riuscito a farlo in una notte, sono passati tantissimi anni senza fare nulla, forse sarebbe il caso forse di far ritornare di nuovo Virgilio per avere qualcosa di buono sulla zona di Fuorigrotta. Ecco, in attesa di Virgilio, maestro, allora. Maestro, noi stamattina siamo iniziati con il monumento a Via Consalvo, all'inizio di Via Consalvo. Siamo qua alla cripta, come diceva il nostro attivista Salvatore Lanci, crede che siamo alla decima iniziativa su questa vicenda. Adesso ci spostiamo ad un altro marcio dei monumenti, che è lo Sferisterio.
vi ringraziamo per la partecipazione, vi diciamo rimanete sintonizzati, a fra poco. D'accordo, a tra poco allora. Io scappo un attimo a piazza San Vitale, già buttare a busto, però ritorno. No, no, per la taglia. Senti, ma...